giornata del campionato di eccellenza, girone A tra Mazara e Unitas Sciacca. Con la collaborazione di Vincenzo Pipitone alle riprese e alla regia, andiamo a leggere quelle che sono le formazioni ufficiali delle due squadre che si affronteranno nella giornata odierna, partendo dalla formazione ospite. Lo Sciacca scende in campo con Allegro, Libassi, D'Agata, Tugnolo, Salvucci, Ciancimino, Gulino, Licata, Sant'Angelo, Ido, Iaga e Messina. A disposizione in panchina Billera, Conti, Nicosia, Graci, Sabella, Coco, Miccolis, Marciante e Presti. Allenatore il signor Salvatore Crivello. Il Mazara risponde con Pizzolato, Bulades, Zerillo, Abate, Pirrello, Punzi, Bage, Costantino, Guayana, El Amraoui e Melia. A disposizione in panchina troviamo Marino, Enea, Di Peri, Cardella, Federico, Pulizzi, Mendy, Matos e Gancitano. Allenatore il signor Manuele Domenicali. La terna arbitrale che dirigerà il match, appunto, come dicevamo, valevole per questa 22esima giornata di campionato, sarà il signor Alberto Natale Amore della sezione di Ragusa, il fischietto designato per dirigere la sfida. Fischietto che sarà coadiuvato dagli assistenti Gianmarco Valenti di Palermo ed Elisabetta Gianquinto di Marsala. Si attendono solo le ultime operazioni per riuscire a iniziare questo match. Si attende solo il fischio dell'arbitro adesso per dare il via al match. Mazara che deve ritrovare per forza di cose il sorriso dopo una serie di risultati negativi contro una delle formazioni, lo Sciacca, che invece tra quelle più in forma del campionato. 4 risultati utili consecutivi per i neroverdi, che hanno collezionato nelle ultime 4 sfide 2 pareggi contro Enna e Nissa e 2 successi contro il Marsala, l'ultimo 2-0 è contro il Marineo, la vittoria per 3-1 sul campo del Marineo. Intanto inizia la sfida subito con un tiro da centrocampo di Bage che impegna Allegro. Dopo appena 7 secondi si registra la prima occasione del match da centrocampo, il tiro di Bage che ha colpito la parte superiore della traversa ed è poi terminata fuori. Rinvia adesso il portiere dello Sciacca, Allegro. Fallo a centrocampo da parte di Abate su Messina, calcio di punizione fischiato dall'arbitro in favore dello Sciacca. Vedremo anche come si disporranno le due formazioni in campo. Un ritorno all'antico per il Mazara, oggi schierato con il 4-2-3-1 dopo varie partite in cui il mister ha preferito usare il 4-3-1-2. Sembrerebbe invece un 4-3-3 per lo Sciacca di mister Crivello. Vedremo se poi cambierà qualcosa anche a partita in corso nello scacchiere tattico. Palla lanciata in avanti, arriva un tocco fuori da parte di Salvucci, rimessa laterale in zona offensiva per la formazione di mister Domenicali. Mazara in completo giallo con inserti blu, lo Sciacca invece scende in campo con la classica divisa nero-verde, pantaloncini neri e calzettoni neri. El Amraoui per Bulades che scappa sulla destra, può mettere in mezzo Bulades, lo fa, pallone arriva in mezzo ma Allegro agguanta la sfera e toglie qualunque tipo di grattacapo dall'area saccense. Adesso rinvio nella zona di Sant'Angelo che controlla con il tacco, poi la palla viene messa fuori da Pirrello e sarà rimessa laterale in favore dello Sciacca. Rimessa laterale battuta nella zona di Messina che prova subito a cambiare gioco nella zona di Ido Iaga. Zerillo anticipa il diretto avversario, poi Melia mette un po' in difficoltà il compagno con questo passo giallo indietro, Zerillo se la cava comunque rinviando nella zona di Costantino. Adesso Guayana guanta questa sfera, riesce a controllare, poi subisce anche fallo da parte di Salvucci secondo il direttore di gara che fischia un calcio di punizione in favore dei gialloblu.
Dicevamo Mazzara che deve per forza di cose ritrovare il sorriso. Dopo la sconfitta di mercoledì nella finale di Coppa Italia contro il Ragusa, Ragusa che si è imposto per 1-0 nell'atto conclusivo del torneo, della fase regionale della Coppa Italia, grazie alla rete di Belluso dopo 8 minuti. Una gara a ritmi non altissimi, probabilmente quella disputata al Fresina di Sant'Agata, in cui comunque il Mazzara ha provato anche a recuperare l'iniziale svantaggio senza purtroppo riuscirci. Adesso duellano Guaiana e Libassi, poi Guaiana finisce a terra, Zerillo. Zerillo sbaglia il suggerimento per un compagno, lo Sciacca riesce così a uscire dalla propria tre quarti, poi la palla arriva nella zona di Ciancimino che preferisce allargare sulla sinistra per D'Agata. Tumiolo riesce a superare Bace che poi però recupera il pallone. Adesso Bulades. Bulades torna indietro di qualche metro, poi preferisce addirittura appoggiare a Pizzolato che può far ripartire l'azione del Mazzara dalla propria area di rigore. Punzi. Abate. Ancora Punzi. Pirrello. Bace, Mazzara che sta provando a uscire fuori dalla metà campo partendo dalla propria linea difensiva. Bulades per Elamraoui. Adesso Elamraoui allarga sulla sinistra dove c'è Punzi. Punzi suggerisce per Zerillo a sinistra. Zerillo ancora per Punzi. Azione manovrata lunga questa del Mazzara. Abate. Zerillo, Punzi. Lancio lungo di Punzi nella zona di Guaiana, c'è Allegro che esce, Guaiana lo supera con un pallonetto e porta in vantaggio il Mazzara! Quando sul cronometro sono passati 5 minuti, il Mazzara passa in vantaggio. Lancio lungo di Punzi per Simone Guaiana, con un pallonetto delizioso ha superato Allegro e ha portato in vantaggio i gialloblu. Dopo 5 minuti dunque, Mazzara 1, Sciacca 0. Dunque, dopo 5 minuti cambia il parziale qui al Nino Vaccara. Mazzara che è passato in vantaggio. Adesso Elamraoui recupera un altro pallone nella metà campo dello Sciacca. Elamraoui si porta in avanti, entra in area il numero 10 del Mazzara, mette in mezzo per Guaiana che però sbaglia sotto porta incredibilmente. Mazzara un passo dal raddoppio, un minuto dopo essere passato in vantaggio, stavolta Guaiana ha sbagliato incredibilmente sotto porta. Dunque si resta sul risultato di 1-0, ma intensità alta nei primi minuti da parte del Mazzara che è subito passato in vantaggio e ha subito sfiorato il raddoppio. Adesso è ancora la formazione gialloblu che recupera il pallone. Bace allarga nella zona di Melia che però non riesce a controllare. C'è Idoiaga che prova a far ripartire l'azione dei neroverdi. Idoiaga supera Abate, poi però Bulades recupera il pallone per il Mazzara. Abate subisce fallo secondo il direttore di gara. E così c'è un calcio di punizione in favore del Mazzara. Riprende il gioco col calcio di punizione, c'è Pizzolato che allarga sulla destra per Pirrello, prova a suggerire nella zona di Elamraoui che controlla all'altezza della linea laterale, sradica anche il pallone di un avversario, la palla poi arriva a Guaiana che
che prova a suggerire centralmente ma sbaglia la misura del passaggio, il pallone viene recuperato da Salvucci, poi è Licata che con un colpo di tacco prova a far ripartire l'azione dei neroverdi. Il Mazzara però si fa trovare pronto sulla linea difensiva. Punzi allarga per Zerillo sulla sinistra, Zerillo prova subito a suggerire in avanti per Melia, il colpo di testa di Salvucci evita guai allo Sciacca. Adesso c'è un lancio in avanti invece per Idoiaga, controllato a distanza da Punzi. Idoiaga entra in area, prova a far partire il sinistro, Pizzolato controlla senza problemi ed evita guai al Mazzara. Adesso Bulades prova a ripartire a tutta velocità sulla fascia destra. Bulades, dopo aver fatto 60 metri di campo, preferisce appoggiarsi su El Amraoui, che prova a suggerire in avanti per Melia, anticipato però da Allegri in uscita, che poi rinvia subito nella zona di Doiaga. Il rinvio è troppo lungo anche per il suo compagno di squadra, la palla arriva direttamente nella zona di Pizzolato, e così controlla senza problemi. Inizio veramente a ritmi alti qui al Nino Vaccara, con il Mazzara che, come dicevamo, è passato in vantaggio dopo appena 5 minuti con la rete di Guaiana, che con un pallonetto ha superato Allegro. Poi lo stesso Guaiana ha sciupato l'occasione del raddoppio un minuto più tardi, ma la gara sembra essere veramente intensa. Palla messa in mezzo adesso per... Attenzione, arriva il pareggio dello Sciacca, l'appoggio di Sant'Angelo per Idoiaga, che poi tutto solo, indisturbato in area, ha potuto controllare e ha battuto l'incolpevole Pizzolato, che da posizione ravvicinata non ha potuto fare niente. Distrazione pesante questa della difesa del Mazzara, che si è fatta sorprendere. La torre di Sant'Angelo per Idoiaga, il cui sinistro è finito in fondo al sacco, e dunque quando sul nostro cronometro sono passati 10 minuti, situazione che torna in parità, Mazzara 1, Sciacca 1. Batte subito il calcio a centrocampo il Mazzara, Abate allarga sulla destra per Bulades per El Amraoui. El Amraoui controllato a distanza da un avversario, poi subisce fallo il numero 10 e capitano del Mazzara, calcio di punizione per i canarini. Punzi, Zerillo. Zerillo in avanti, la palla però non arriva né a Melia né a Guaiana, lo Sciacca può così rinviare nella metà campo del Mazzara. Altro rinvio da parte del Mazzara con Pirrello, che prova a suggerire in avanti. Ciancimino, il capitano dello Sciacca, riesce ad allontanare la sfera, poi la sfera appunto arriva a centrocampo. Messina prova a farsi vedere sulla sinistra, arriva però l'intervento di Abate che mette la palla in fallo laterale. Messina prova a mettere in mezzo, altro buco difensivo del Mazzara, Sant'Angelo prova il sinistro che finisce però lontano dalla porta difesa da Pizzolato. Altro rischio per il Mazzara, con Sant'Angelo che all'altezza del limite dell'area di rigore era tutto solo e ha potuto concludere quasi indisturbato verso la porta gialloblu. Pizzolato, Punzi, Pirrello, prova ad avanzare il numero 5 del Mazzara, palla messa in avanti per Guaiana che prova a fare la torre per Bulades, la palla però viene intercettata dalla difesa neroverde, poi Abate la recupera per il Mazzara e D'Agata con un colpo di testa la mette fuori, sarà rimessa con le mani per la formazione canarina. A incaricarsene è proprio Bulades, che rimetterà il gioco, il pallone con le mani. Bace prova a controllare in mezzo a due avversari, finisce a terra Bace, secondo l'arbitro non c'è nulla di irregolare. Poi lancio in avanti da parte di Salvucci con Sant'Angelo che riesce a controllare ma non riesce a suggerire per un compagno. Recupera palla il Mazzara, Pirrello per Pizzolato, Pizzolato ancora per Pirrello. Adesso il numero 5 del Mazzara prova a rinviare, ma la palla viene intercettata dal centrocampo dello Sciacca.
Costantino prova a rimettere ordine, palla che resta in area, ci sono contrasti aerei, momentaneamente difficoltà di giocare il pallone a terra, ma il Mazzara conquista comunque un fallo laterale. A incaricarsi della battuta sarà ancora una volta Romito Bulades. Guayana, Bulades, Pizzolato, Punzi, ancora Punzi, controlla la sfera, poi supera Sant'Angelo e prova a lanciare in avanti ancora per Guayana, stesso copione dell'azione che ha portato al gol del vantaggio per il Mazzara. Stavolta però c'è Salvucci ad anticipare l'attaccante gialloblu e a servire di testa Allegro, che poi rimette in gioco nella zona di Ciancimino. Ciancimino prova il lancio in avanti per Sant'Angelo, secondo il guardaline no, la posizione è irregolare, bandierina alzata, arbitro che comanda così un calcio di punizione per il Mazzara, già battuto da Pizzolato che suggerisce per Punzi. Punzi a sinistra per Zerillo, ancora Punzi, Pirrello, Bulades, Bulades in avanti per El Amraoui, il pallone è troppo lungo e finisce direttamente nella zona di Allegro. Salvucci sulla sinistra prova a suggerire per Licata, la palla però è troppo lunga per il centrocampista dello Sciacca e finisce in fallo laterale. Pirrello, Punzi, Melia, Melia in avanti per Bace a memoria, gioca il Mazzara che adesso Bace allarga sulla sinistra per Zerillo, Zerillo ancora per Melia che può mettere in mezzo, la palla però è troppo lunga per il numero 11 gialloblu, bella azione da parte del Mazzara che però si conclude con un nulla di fatto, e quando siamo allo scoccare del quarto d'ora si resta dunque sul risultato di 1-1. Adesso Abate anticipa Licata, prova a mettere in mezzo in area per Guayana, si gira in area Guayana, subisce forse fallo da Salvucci, per l'arbitro non c'è nulla di irregolare, direttore di gara lascia continuare l'azione. Adesso lo Sciacca prova a ripartire ma la palla viene intercettata a centrocampo da Bulades. Costantino, rischia Costantino perdendo un pallone velenoso all'altezza di metà campo, poi contrasta, prova a contrastare Ido Iaga, l'autore del gol del pareggio, che però si porta la palla oltre la linea laterale e dunque regala una rimessa con le mani al Mazzara. Zerillo per Abate, Pirrello, Bace allarga sulla destra per Bulades, e l'Amraoui, Amraoui prova a suggerire, prova ad avanzare, a guadagnare metri, allarga sulla sinistra per Zerillo, Zerillo può avanzare e mettere il pallone in mezzo, prova a farlo, arriva però l'intervento di Ido Iaga che con la gamba larga mette il pallone oltre la linea di fondo, sarà dunque calcio d'angolo in favore del Mazzara, vediamo già pronto Costantino sul punto di battuta. Batte Costantino in mezzo dove c'è Bace, colpo di testa che finisce, sbatte prima a terra e finisce poi oltre la traversa. Dunque al 16° minuto altra occasione per il Mazzara, colpo di testa di Bace, pericolosissimo nell'area piccola dello Sciacca, la palla però ha prima rimbalzato a terra ed è poi finita alta sopra la traversa. Adesso lo stesso Bager recupera un pallone per il Mazzara, prova a suggerire in avanti per Guayana anticipato da Salvucci. Bulades adesso contrasta Domenico Messina, poi Bulades in spaccata evita guai mettendo la palla oltre l'out laterale, sarà rimessa con le mani per la formazione ospite. Contrasto aereo tra Bulades e lo stesso Messina, non è Messina ma è un altro calciatore dello Sciacca. Secondo l'arbitro Bulades ha subito fallo e dunque calcio di punizione in favore del Mazzara, già battuto, la palla arriva a Punzi, Punzi che prova a lanciare sulla sinistra a Zerillo, Zerillo si propone in avanti ma la misura del lancio non è precisa e la palla termina oltre la linea laterale. Rimessa con le mani per lo Sciacca,
palla in avanti a cercare i centimetri di Sant'Angelo, che controlla di testa e poi col petto, poi finisce a terra sul contrasto di Melia, che però recupera palla regolarmente secondo l'arbitro. Adesso c'è anche Abate a terra, e Lambraui intanto avanza per il Mazzara, prova ad allargare sulla destra per Bulades, il suggerimento non è però preciso, poi recupera la palla lo stesso Lambraui sulla destra, prova ad andare sulla linea di fondo, guadagna un calcio d'angolo sulla scivolata di Messina, mentre c'è Abate che è rimasto a terra, se ne accorge adesso l'arbitro. Speriamo non si tratti di nulla di grave per il centrocampista del Mazzara, che è rimasto a terra in seguito al contrasto di qualche secondo fa. Adesso entra lo staff sanitario in campo per prestare le cure al centrocampista con la maglia numero 4, uno dei più presenti, uno dei più utilizzati durante tutto l'arco della stagione. Ancora secco in campionato, non ha ancora infatti realizzato nessun gol, ma ha realizzato due reti in Coppa Italia contro il Castellammare, una all'andata e una al ritorno. Reti che hanno permesso al Mazzara di conquistare allora il pass per i quarti di finale. Prova a rialzarsi adesso il centrocampista del Mazzara, Danilo Abate, aiutato anche appunto dallo staff medico gialloblu. Fortunatamente sembrano non esserci conseguenze per il numero 4. Giunto, ricordiamo, alla sua terza stagione in maglia canarina. Bata adesso esce fuori dal campo per ricevere le cure, intanto si riprende a giocare con il calcio d'angolo battuto da Lambraui, palla messa in mezzo, c'è Licata che allontana di testa, poi ancora Lambraui in mezzo e ancora la difesa dello Sciacca che riesce ad allontanare senza problemi. Poi fuori dall'area nero-verde Baci riesce a recuperare un pallone interessante servendo indietro Zerillo. Zerillo prova a mettere in avanti per Guaiana, che contrastato da Salvucci riesce comunque a controllare. Melia per Costantino. Costantino allarga sulla destra per Bulades. La misura del passaggio però è ancora una volta sbagliata e lo Sciacca recupera palla soltanto per un attimo, perché Costantino recupera a sua volta la sfera. Bage controlla sulla sinistra, punta l'avversario, punta di Bassi, poi preferisce servire la corrente Melia, che contrastato da due giocatori, vedremo se riuscirà a conquistare un calcio d'angolo, non ci riesce. Mazzara conquista comunque una rimessa laterale in posizione offensiva. Zerillo per Guaiana, arriva però il colpo di testa di Tugnolo, la palla poi termina tra i guantoni di Allegro. Allegro allarga per Ciancimino, poi Licata. Bulades recupera il pallone per il Mazzara, servendo Abate che nel frattempo è rientrato in campo senza conseguenze. Costantino allarga sulla destra per Bulades, pescato però in posizione irregolare secondo l'assistente, il secondo assistente dell'arbitro, anzi la seconda assistente dell'arbitro, perché si tratta della signora Elisabetta Gianquinto della sezione di Marsala, e dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore della formazione ospite. Calcio di punizione già battuto, secondo l'arbitro però bisogna ribattere. Allegro per Salvucci, Di Bassi. Di Bassi prova a suggerire subito in avanti nella zona dove però c'è soltanto Punzi, che controlla e riesce a servire Costantino. Costantino per Bace, che controlla all'altezza del cerchio di centrocampo. Bace riesce a girarsi tra un paio di avversari, poi suggerisce sulla destra per Bulades. Abate. Costantino, ancora Abate. Bace torna indietro da Pirrello. Punzi, Costantino, ancora Punzi in verticale per Bage che prova l'imbucata per Melia, che però viene anticipato da Di Bassi, poi Salvucci rinvia sulla pressione dello stesso Melia. Licata controlla quasi all'altezza del centrocampo, subisce fallo da Bage secondo il direttore di gara, sarà calcio di punizione per lo Sciacca.
qualche scaramuccia subito sedata dai rispettivi compagni di squadra tra Salvucci e Bage. Anche l'arbitro si sta facendo rispettare, è andato subito a evitare che gli animi si scaldassero troppo. Calcio e punizione battuto da Salvucci nella zona di Ciancimino. Ciancimino prova a suggerire, ma la palla viene recuperata da El Amraoui, che poi subisce anche fallo da Gulino, classe 2003, uno degli under utilizzati da mister Crivello. Intanto ci sono delle proteste in campo perché i giocatori del Mazara vorrebbero il giallo per Gulino, arriva invece il giallo nei confronti di El Amraoui. Ed è un giallo pesante perché El Amraoui era uno dei giocatori diffidati del Mazara, dunque El Amraoui salterà la prossima sfida dei gialloblu impegnati domenica prossima sul campo della Nissa. Costantino batte il calcio di punizione suggerendo a Punzi. Punzi per Pirrello. Ancora Punzi. Costantino, Pirrello. Questi primi 25 minuti abbiamo visto tante azioni manovrate da parte del Mazara, che cerca di costruire l'azione partendo dalla propria retroguardia. È riuscito a trovare il gol anche con una di queste al quinto minuto con Guaiana. Adesso c'è Bage che suggerisce proprio per Guaiana, che gira al volo, ma la palla non ha la necessaria potenza per impensierire Allegro, che dunque riesce a bloccare senza problemi. Dunque Mazara che si riaffaccia in avanti al 25esimo con questo mancino un po' troppo debole però per impensierire Allegro di Guaiana. E El Amraoui adesso controlla il pallone sull'out di destra. Recupera palla lo Sciacca, Messina prova ad avanzare, supera il centrocampo e guadagna metri l'attaccante dello Sciacca, poi subisce fallo da Costantino che viene ammonito, fallo tattico secondo il direttore di gara e dunque secondo ammonito tra i gialloblu che adesso stanno protestando perché il fallo di poco fa, quello da parte di Gulino su El Amraoui, era una dinamica del tutto simile. Due metri di giudizio diversi però utilizzati in questo caso dal direttore di gara. Si attende solo il fischio dell'arbitro per la ripresa del gioco. Calcio di punizione per lo Sciacca, sono in tre sul punto di battuta. Parte Licata che prova direttamente il tiro in porta. La palla arriva però nella zona di Pizzolato senza provocargli grossi grattacapi e il portiere del Mazara riesce a bloccare. Adesso Abate. Prova a far ripartire l'azione del Mazara, il centrocampista. Allarga per Bulades. Bulades per Guaiana, che non riesce però a controllare il pallone. Lo Sciacca lo recupera con Salvucci, che rinvia subito in zona offensiva, ma Punzi recupera il pallone per il Mazara. Punzi in avanti per Bage. Contrasto aereo con Tugnolo, che poi riesce a superare il centrocampista del Mazara. Adesso imbucata nella zona di Doiaga, palla troppo lunga per il numero 10 dello Sciacca e Pizzolato controlla con i piedi. Pirrello, Abate sulla destra per Bulades torna da Pirrello. Punzi, Melia, non riesce a controllare il pallone Melia, che poi finisce a terra in seguito al contrasto con Tugnolo. Finisce a terra anche un giocatore dello Sciacca, si tratta di Sant'Angelo, dopo il contrasto con Abate. L'arbitro comanda un calcio di punizione in favore della formazione nero-verde. Arrivano le proteste di El Amraoui all'indirizzo del direttore di gara. El Amraoui che, in quanto capitano,
il giocatore deputato a interagire con il direttore di gara, ma deve stare attento a non esagerare, perché poco fa ha anche ricevuto il cartellino giallo e dunque rischierebbe di lasciare i suoi in 10 uomini. Calcio di punizione battuto adesso sulla sinistra nella zona di Dagata, in avanti per Messina, che riesce a controllare, poi però non riesce a superare l'avversario e la palla arriva nuovamente nella zona di Pizzolato. Costantino. Costantino controlla il pallone, guadagna qualche metro, poi prova il lancio in avanti per El Amraoui, palla che arriva proprio sui piedi del numero 10, che riesce a controllare e a entrare in area. Entrare sulla linea di fondo El Amraoui, poi la palla arriva a Bage che non riesce a concludere, media! La difesa dello Sciacca ribatte, un paio di giocatori a terra in seguito a un paio di contrasti, secondo l'arbitro non c'è nulla di irregolare, il gioco può così continuare. Adesso l'azione dello Sciacca può riprendere, vediamo però che il terzino sinistro della formazione ospite preferisce mettere il pallone fuori. Altro episodio dubbio nell'area di rigore nero-verde, con Bage che è rimasto a terra sul tentativo di conclusione dopo che la difesa ospite aveva ribattuto. Vediamo che forse c'è qualche conseguenza per il senegalese, con l'attenzione del staff sanitario che viene richiamata direttamente da Costantino. È rimasto a terra anche Libassi per lo Sciacca. Dicevamo comunque dinamica dell'azione che si è svolta in questo modo, con la difesa dello Sciacca che era riuscita ad allontanare un potenziale pericolo. Poi sulla ribattuta si era presentato proprio Bage, che in seguito a un contrasto è rimasto a terra. La palla era finita anche a Melia, che però, contrastato da un avversario, non era riuscito a concludere verso la porta e si era così salvata la difesa dello Sciacca. Bage, vediamo che si rialza da terra ma zoppica vistosamente. Vedremo se sarà qualcosa di grave o meno. Ci auguriamo non sia nulla di grave. Intanto palla che è stata messa fuori da Dagata e dunque Mazzara che presumibilmente restituirà il pallone allo Sciacca. E Lambrau infatti restituisce il pallone alla formazione nero-verde. Arriva anche qualche applauso dagli spalti. Adesso Allegro prova subito a rinviare nella zona di Idoyaga. Rinvio preciso, Idoyaga controlla col tacco e serve Sant'Angelo. Sant'Angelo che può provare la conclusione da fuori, poi preferisce allargare per Messina che tira in porta. Pizzolato in due tempi riesce a salvarsi. Dunque azione pericolosa dello Sciacca alla mezz'ora, con questa conclusione di Messina da fuori. Pizzolato si è salvato in due tempi. Costantino, Punzi, Pirrello, El Amraoui, di tacco per Bulades. Bulades supera due avversari, poi serve Abate. Abate può cambiare gioco, lo fa, vede Zerillo sulla sinistra. Zerillo che riceve palla, la controlla, può provare a mettere in mezzo, la palla viene però deviata in fallo laterale dal diretto avversario, da Idoyaga, che addirittura era tornato a dare una mano alla difesa. Mazzara che resta in proiezione offensiva. Zerillo per El Amraoui. El Amraoui prova a guadagnare la linea di fondo, poi prova a girarsi per entrare in area, arriva il contrasto con un avversario e recupera palla allo Sciacca. Poi vediamo la formazione nero-verde che prova a ripartire. Costantino prova a mettere un po' di ordine rinviando la palla sull'out di destra. Dagata recupera il possesso del pallone per lo Sciacca. Dagata prova a fare tutto da solo e avanza, subisce però fallo da Bulades, il numero 3 dello Sciacca, e terzo ammonito per il Mazzara. Anche questa è un'ammonizione pesante, perché anche Bulades era tra i diffidati della formazione gialloblu. Dunque Mazzara, che per la prossima trasferta, quella sul campo della Nissa, dovrà fare a meno di due giocatori esperti come El Amraoui e Bulades. Ricordiamo che nel Mazzara sono indisponibili il capitano Genesio, il vice capitano designato Lombardo e anche Maniscalchi. Thank you.
Terzino nero-verde d'Agata è rimasto a terra in seguito allo scontro con Bulates. Speriamo anche in questo caso non si tratti nulla di grave, mentre il numero 3 appunto riceve le cure da parte dello staff medico. Una sorta di time out questo qui, il gioco è fermo da un minuto abbondante, i giocatori ne approfittano anche per ristorarsi un pochino, rinfrescarsi con un poco d'acqua e ricevere dettagli da parte delle due panchine. Riprende il gioco col fischio dell'arbitro, palla messa in mezzo da Licata nella zona dove però c'è l'uscita di Pizzolato, poi lo stesso Pizzolato si fa trovare pronto sul colpo di testa tentato da Agata e rinvia subito il pallone nella zona di Melia, che riesce a superare Licata. Melia contro Libassi, che però si rifugia in fallo laterale. Peccato perché il numero 11 si stava involando verso la porta difesa da Allegro. Adesso ancora Melia sull'out di destra, prova a servire Elamraoui che riceve il pallone e supera un avversario. Lo stesso Elamraoui poi si intestardisce nel provare a superare anche Libassi, che non subisce fallo da parte del capitano del Mazzara. Poi la difesa dello Sciacca riesce a rinviare in qualche modo. Non subisce fallo Sant'Angelo secondo il direttore di gara. Mazzara recupera palla, Costantino. Gara che adesso si è un po' innervosita da qualche minuto. Direttore di gara che deve stare attento a non farsela sfuggire, a non far sfuggire il controllo della gara. Bulades prende in controtempo Elamraoui, che nel frattempo stava tornando qualche metro indietro. La palla finisce direttamente in fallo laterale. Diciamo una gara importante per entrambe le squadre, una gara sentita, il cosiddetto derby del pesce. Quello tra, intanto lancio in avanti da parte della difesa dello Sciacca, palla che arriva nella zona di Doyaga che poi termina a terra dopo un contrasto con Punzi. C'è Messina che controlla sulla sinistra, no scusate, adesso è Messina che controlla, prima era stato Gulino che però adesso commette fallo su Bulades. Sarà calcio di punizione in favore del Mazzara. Bulades per Pizzolato. Punzi. Abate. Abate in avanti nella zona di Guaiana, anticipato però da Ciancimino. Riesce a controllare poi Bace. Costantino. Pirrello. Punzi. Zerillo. Ancora Punzi. Pirrello prova a impostare la manovra in continuazione da dietro la formazione di mister Domenicali. Abate controlla il pallone, il numero 4 del Mazzara, che poi serve Bace. Bace allarga sulla sinistra per Zerillo, poi Abate torna indietro da Punzi. Costantino, ancora Costantino che supera Sant'Angelo, poi arriva il contrasto anche su Abate, che però riesce ad allargare sulla sinistra per Zerillo, palla in mezzo per Guaiana e incredibilmente si salva lo Sciacca con un colpo di reni di Allegro che evita il raddoppio del Mazzara. Mazzara dunque vicinissimo al raddoppio, con ancora una volta con Simone Guaiana che si era fatto trovare pronto un bellissimo colpo di testa per l'attaccante vicino alla doppietta. Poi adesso il lancio di Abate per Elamraoui è sbagliato,
E dunque, quando siamo al 37esimo minuto, anzi è iniziato da pochi istanti il 38esimo minuto, Mazzara vicino al raddoppio con questo bel colpo di testa di Guaiana e l'altrettanto bel gesto tecnico di Allegro che ha evitato il gol. Zerillo per Abate, ancora Zerillo, Punzi, Pirrello, Bulades, Pirrello, Punzi per Abate. Abate a memoria per Baci, anticipato da Ciancimino, prova a ripartire lo Sciacca con Santangelo che controlla il pallone. Abate lo recupera soltanto per un attimo, poi Gulino si trascina il pallone fuori, era rimasto anche a terra in seguito al contrasto con Abate. Per l'arbitro l'intervento è regolare, si riprende dunque con un fallo laterale in favore del Mazzara, palla che adesso arriva tra i piedi di Punzi. Punzi che può guadagnare qualche metro e superare la linea di metà campo, poi allargare per Zerillo sulla sinistra. Zerillo per Lambraui, Lambraui prova a girarsi a superare Salvucci, guadagna una rimessa laterale il numero 10 del Mazzara che poi serve Guaiana. Ancora Lambraui, avanza verso la linea di fondo Lambraui che non subisce fallo, anzi sì, secondo l'arbitro è calcio di punizione, intervento irregolare da parte di Salvucci sul capitano del Mazzara. Dunque calcio di punizione in favore del Mazzara. Diciamo gara sentita questa, il derby del pesce, per soprannominato derby del pesce per la tradizione peschereccia delle due città. Gara che all'andata si concluse con un netto 4-1 in favore dello Sciacca, fu una probabilmente la prestazione peggiore del Mazzara in questa stagione. Cose che però sono cambiate da quella gara, adesso appunto dicevamo entrambe le formazioni hanno i rispettivi obiettivi, il Mazzara deve ritrovare il sorriso provando a conquistare la prima vittoria del 2022, lo Sciacca vuole continuare la striscia positiva e Lambravi mette in mezzo nella zona di Guaiana che gira di testa, palla che termina di un nulla sul fondo. Ancora una volta Mazzara vicino al gol del 2-1, ancora una volta con Simone Guaiana. È andato vicino alla doppietta in tre occasioni il numero 9 del Mazzara, non è però riuscito a mettere la palla dentro come c'era riuscito dopo appena 5 minuti quando aveva superato Allegro con un pallonetto. Adesso il Sciacca controlla sull'out di sinistra con Gulino che poi commette fallo su Melia, non secondo il direttore di gara, addirittura il direttore di gara fischia un fallo contro il Mazzara, probabilmente Melia deve aver controllato il pallone con l'aiuto di un braccio. E dunque sarà calcio di punizione in favore della formazione nero-verde. Calcio di punizione battuto adesso nella zona di Sant'Angelo, anticipato d'esperienza da Punzi. Bace poi prova ad allargare per la corrente Melia. Melia che torna indietro da Bulades. Pirrello, Punzi. Punzi in avanti per Lambraui, contrastato da Libassi. Lambraui non riesce a controllare il pallone che viene recuperato poi da Tumiolo. Tumiolo riesce a controllare, poi prova il suggerimento in avanti, ma Costantino capisce tutto e intercetta la sfera. Ancora Costantino allarga sulla destra per Melia. Melia che controlla al di là della linea secondo l'assistente di linea e dunque sarà rimessa laterale in favore dello Sciacca. Rimessa laterale che viene battuta in questo istante, cambio però deciso dall'arbitro, guadagnato troppi metri secondo il direttore di gara il terzino dello Sciacca, dunque rimessa laterale che cambia padrone. Lo Sciacca recupera però il pallone dopo la rimessa laterale battuta non nel modo migliore dal Mazzara. Palla allargata sulla destra dove c'è Licata che controlla e poi prova a far ripartire la sfera da dietro. Idoiaga si aiuta anche con un braccio
mette a terra Zerillo, l'arbitro non ravvisa nulla di irregolare, Mazzara recupera comunque palla con Costantino, Zerillo poi prova a buttarla in avanti nella zona di Arambraui anticipato da Salvucci. Tumiolo poi non riesce a ritornare la palla al compagno e dunque il Mazzara recupera il pallone con Abate. Pirrello poi preferisce ripartire da Pizzolato. Costantino. Abate. Pirrello. Punzi. Zerillo. Zerillo controlla la sfera, supera anche Doyaga e poi serve El Amraoui. El Amraoui prova a guadagnare la linea di fondo, poi prova a mettere in mezzo, ma arriva l'intervento di Libasti che riesce a mettere il pallone oltre la linea di fondo. Sarà dunque calcio d'angolo per il Mazzara. Ricordiamo minuto e punteggio, quando sul nostro cronometro i minuti sono quasi 44, punteggio è fermo sull'1-1. El Amraoui mette in mezzo, Bage non riesce a intervenire sul pallone che poi arriva a Costantino fuori area. Costantino prova a ripartire dalla zona di El Amraoui sulla sinistra, El Amraoui non riesce a superare un avversario ma guadagna comunque una rimessa laterale. C'è però fuori gioco da parte del capitano del Mazzara e dunque non sarà rimessa laterale in favore dei gialloblu, ma calcio di punizione per i neroverdi. Salvucci per Tumiolo, ancora Salvucci. Bage recupera il pallone soltanto per un istante per il Mazzara. Salvucci poi rischia con un retropassaggio per Allegro. Poi il Mazzara riesce a recuperare la palla all'altezza quasi dell'ingresso dell'area di rigore, ma lo sciacca se la cava recuperando a sua volta la sfera con Tumiolo che fa ripartire l'azione dei neroverdi. Attenzione al contropiede dello sciacca. D'Agata per Messina sulla sinistra. Messina prova a puntare l'avversario, c'è però il guardaline che sventola il fuorigioco da parte di Messina. L'arbitro non se n'era accorto. Devo dire direttore di gara che in certi frangenti ha lasciato un po' a desiderare. Calcio di punizione in favore del Mazzara, a incaricarsene è direttamente l'estremo difensore Giorgio Pizzolato, che poi lascia il compito della battuta a Pirrello. Pizzolato. Pizzolato prova ad avanzare, a rilanciare l'azione dei suoi con un rinvio lungo nella zona di Guaiana. Salvucci di testa anticipa l'attaccante, ma il Mazzara recupera la palla con El Amraoui, che poi finisce a terra sulla pressione di Tumiolo. Calcio di punizione in favore della formazione gialloblu. È altra potenziale occasione per la squadra allenata da mister Domenicali. Siamo al 45esimo, vediamo quanto la terna arbitrale, quanto il direttore di gara avrà deciso di concedere come minuti di recupero. Tanto c'è questo calcio di punizione da circa 30 metri per il 25-30 metri per il Mazzara. Sul punto di battuta sono in tre, si tratta di Bage, Costantino ed El Amraoui. Vediamo per quale soluzione opterà la squadra di casa. El Amraoui lascia il compito della battuta a Bage che prova direttamente la conclusione in porta. Allegro salva ancora lo sciacca, poi El Amraoui e Allegro si distende con i piedi e salva ancora lo sciacca. Due occasioni nel giro di pochi secondi per il Mazzara che nuovamente ha sfiorato il vantaggio a ridosso del fischio, del duplice fischio che avrebbe portato le squadre all'intervallo. Duplice fischio che arriva adesso. Si va all'intervallo sul risultato di 1-1 dopo i primi 45 minuti. Ricordiamo i marcatori: al quinto minuto vantaggio del Mazzara con Simone Guaiana, al decimo il pareggio dello Sciacca con Lucas Marcelo Idoyaga. Prendiamo una pausa, piccola pausa anche noi. Ci ritroviamo qui in diretta tra circa un quarto d'ora. Mette al servizio del territorio. Amici sportivi, ben ritrovati dal Nino Vaccara. Un cordiale saluto vi giunge da Luca Di Noto. Qui al Nino Vaccara è quasi tutto pronto per la ripresa delle ostilità. Parola brutta di questi tempi.
dato che di ostilità ce ne sono altre ben più gravi, questa è un'ostilità sportiva. Si riprende dopo l'1-1 maturato nel primo tempo per effetto delle reti realizzate al quinto minuto da Guaiana, che aveva portato in vantaggio il Mazara, e da Idoyaga, che invece al decimo minuto aveva pareggiato per lo Sciacca. Si attende solo il fischio dell'arbitro, che arriva in questo istante. Dunque si riparte, come dicevamo, qui al Nino Vaccara dall'1-1 maturato nel primo tempo. Andiamo a dare anche un'occhiata alle due formazioni, sembrerebbe che non ci siano stati cambi nelle due squadre. Dunque adesso vi daremo lettura delle formazioni ufficiali che sono in campo. Il Sciacca che scende in campo con un 4-3-3, in campo per le scelte di mister Crivello sono Allegro, Libassi, D'Agata, Tumiolo, Salvucci, Ciancimino, Gulino, Licata, Sant'Angelo, Idoyaga e Messina. Il Mazara di mister Domenicali risponde in campo con il 4-2-3-1, un ritorno all'antico dopo il 4-3-1-2 utilizzato di recente. In campo Pizzolato, Bulades, Zerillo, Abate, Pirrello, Punzi, Bage, Costantino, Guaiana, El Amraoui e Melio. Un primo tempo a ritmi alti, soprattutto nella fase iniziale di gara, con il Mazara che ha provato a impostare tanto, è arrivato anche tante volte davanti la porta a difesa di Allegro e per tante volte ha sfiorato il raddoppio in tre occasioni con Guaiana, che non è riuscito a realizzare il gol della doppietta, e soprattutto nel finale di primo tempo con Bage su punizione ed El Amraoui. Ma il portiere dello Sciacca è stato bravo a evitare guai. Intanto Bage prova a mettere in mezzo per Guaiana, che prova a girarsi in aria. Poi arriva la conclusione del numero 9, che conquista un calcio d'angolo. Palla ribattuta in corner dal capitano dello Sciacca, Ciancimino. Dunque, primo squillo del Mazara in questa ripresa, con questo destro provato da Guaiana e deviato in corner da Ciancimino. Amraoui mette in mezzo dalla bandierina, arriva il colpo di testa di Punzi, calcio di rigore per il Mazara. La deviazione di mano del capitano dello Sciacca, Ciancimino, che poi si tocca anche la testa. Forse non capiamo se è un problema per il difensore dello Sciacca o sta semplicemente recriminando. Probabilmente si tratta di un problema all'orecchio per il difensore dello Sciacca, ma intervento da volley quello del difensore dello Sciacca, arbitro che se n'è accorto e ha dunque concesso il calcio di rigore ai gialloblu. Sul punto di battuta c'è Sami El Amraoui, che cerca il ritorno al gol dopo tanto tempo. Mazara che ha dunque l'occasione di riportarsi in vantaggio quando siamo al 48esimo minuto. Parte El Amraoui e segna Sami El Amraoui, 48esimo minuto, Mazara 2, Sciacca 1. I gialloblu tornano in vantaggio grazie alla rete del proprio capitano Sami El Amraoui, che poi va ad abbracciare il mister come tutta la squadra. Una bella scena questa della squadra che è andata dritta verso il mister per abbracciarlo, ma ciò che conta è che il Mazara è tornato in vantaggio. A trasformare il rigore è stato Sami El Amraoui, che ha realizzato così il gol del 2-1. Si riparte dunque con il calcio a centrocampo, con il calcio di avvio per lo Sciacca. Mazara nuovamente in vantaggio e Sciacca dunque nuovamente costretto a recuperare. Intanto il Mazara recupera il pallone con Abate, che poi allarga per Bulades sulla destra. Bulades è costretto a fermarsi, poi servire ancora per El Amraoui, che a memoria cerca nuovamente il terzino. Palla recuperata ancora una volta dal Mazara, poi è D'Agata in scivolata a evitare guai peggiori per lo Sciacca, palla che finisce in fallo laterale. Abate per Pirrello, che poi serve Costantino. Costantino pensa anche al cambio di gioco, invece preferisce andare corto da Punzi.
Adesso Zerillo. Zerillo per Bage, che con una finta di corpo fa secco il diretto avversario. La palla però poi termina al di là della linea laterale, sarà rimessa con le mani per lo Sciacca. Intanto il capitano dello Sciacca, Ciancimino, è rimasto ancora fuori in seguito al colpo di poco fa. Notavamo che si toccava l'orecchio, quindi deve aver preso un colpo. Sta ricevendo adesso la cura dello staff medico dello Sciacca. Intanto il Mazzara conquista una rimessa laterale. C'è anche qualche protesta da parte dei calciatori dello Sciacca. Animi che si accendono in campo con qualche calciatore che è andato dritto da Punzi. Contrasto forse un po' troppo energico a giudizio dei giocatori nero-verdi, quello che ha portato alla rimessa laterale in favore dei giallo-blu. Arrivato l'arbitro per sedare gli animi, poi arriva anche Pizzolato che viene allontanato da un attaccante dello Sciacca. Vedremo se l'arbitro prenderà provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori. L'arbitro richiama a sé il portiere del Mazzara, Pizzolato. E mostra il cartellino giallo a Tumiolo e anche a Pizzolato. Dunque, gara che si sta un po' innervosendo. Sono 6 gli ammoniti fino a questo punto. 4 per il Mazzara con Elamraoui, Costantino, Bulades e Pizzolato, che sono già finiti sul taccuino dei cattivi del direttore di gara. Dall'altra parte per lo Sciacca hanno ricevuto il cartellino giallo Ciancimino, che fortunatamente adesso riesce a rientrare in campo dopo il problema di poco fa all'orecchio, e come abbiamo detto adesso ammonito anche Tumiolo. Può ripartire con il calcio di punizione per lo Sciacca, palla che arriva dritta in porta, ma Pizzolato blocca la sfera e può far ripartire l'azione del Mazzara. Lancio in avanti per Bulades, arriva però l'intervento in spaccata da parte di Idoiaga, poi Bage allarga sulla sinistra per Zerillo, che può guadagnare qualche metro. Zerillo mette in mezzo per Melia, che prova a tornargli il pallone. Non c'è deviazione con il braccio secondo il direttore di gara, e lo Sciacca può così ripartire in avanti. Messina prova a superare Pirrello, che però si oppone con il corpo e riesce a recuperare la sfera per il Mazzara. Adesso pallone controllato dell'Ambraui, che prova a servire Bulades. Palla messa in area dallo stesso numero 10, Melia non ci arriva, rinvia la difesa dello Sciacca. Poi la retroguardia del Mazzara può controllare tranquillamente questo pallone e far ripartire l'azione da dietro. Pizzolato allarga per Pirrello. Pirrello in avanti per Guayana, anticipato però da Bage, che ha tolto la sfera dalla disponibilità dell'attaccante giallo-blu. Lo Sciacca prova a ripartire con Messina sulla sinistra, Messina prova a guadagnare metri, poi punta Bulades e Costantino, si ferma Messina, palla per Gulino. La sfera però è protetta da Bulades, che protegge la rimessa dal fondo, anzi no, la pallone non è uscito. Si continua a giocare, poi l'intervento di Gulino, regolare secondo l'arbitro. Si dovrebbe ripartire, se non abbiamo capito male, con un fallo laterale. Intervento energico anche questo da parte del centrocampista dello Sciacca. E invece no, si parte con un calcio di punizione, dunque l'arbitro ha giudicato irregolare l'intervento del numero 7 dello Sciacca, Gulino.
Solato batte il calcio di punizione sventagliata in avanti nella zona di Guayana, che però non arriva sul pallone, ci arriva prima di lui Salvucci, poi Ciancimino anticipa El Amraoui, serve sulla sinistra D'Agata che rinvia in avanti alla cieca dove c'è Pirrello che mette però in un fallo laterale all'altezza della panchina dello Sciacca. Rimessa con le mani per i neroverdi, c'è D'Agata pronto a batterla, D'Agata per Messina. Domenico Messina prova a tornare da D'Agata, l'intervento di El Amraoui però fa terminare nuovamente la sfera al di là dell'out laterale. D'Agata ancora in avanti per Gulino che non riesce a controllare il pallone e concede così una rimessa con le mani al Mazzara. Bulades in avanti nella zona di Guayana che sfugge alla marcatura di D'Agata ma non riesce a servire Bace. Poi lo Sciacca prova a ripartire dai piedi di Salvucci che allarga sulla destra per Idoiaga che con una finta di corpo beffa Zerillo, il quale poi è bravo e fortunato a recuperare il pallone. Prova a rilanciare in avanti Bace, anticipato però da Salvucci che riparte da Allegro. Ancora Salvucci. Allegro. Allegro apre sulla sinistra per D'Agata, poi il suo destro si alza come un campanile per Gulino che controlla, non riesce però a servire nessun compagno. Guayana, Costantino, in avanti per El Amraoui, c'è anche D'Agata a proteggere il pallone, D'Agata effettivamente anticipa il numero 10 del Mazzara, fa ripartire l'azione dello Sciacca che adesso controlla con Messina, Abate però è bravo a recuperare il pallone. Poi cade a terra Abate sull'intervento dello stesso Messina, la palla esce al di là della linea, la gara come dicevamo si sta innervosendo abbastanza, sono diversi gli interventi al limite del regolamento, l'arbitro come dicevamo anche nel primo tempo deve essere bravo a non farsi sfuggire la partita di mano. Abate intanto resta a terra, era già rimasto a terra anche nel primo tempo il centrocampista del Mazzara, diciamo uno dei più utilizzati durante l'arco di tutta la stagione. Nel primo tempo fortunatamente non c'erano state gravi conseguenze, sembrerebbe neanche adesso, infatti il centrocampista si rialza prontamente e dunque resta in campo senza alcun problema. Tanto ricordiamo minuto e punteggio, mentre siamo al 57esimo, anzi è partito adesso il 58esimo minuto, Mazzara 2, Sciacca 1, per il Mazzara sono andati a segno Guayana ed El Amraoui, per lo Sciacca Idoiaga. Calcio di punizione battuto adesso da Costantino nella zona di Punzi che prova la giocata acrobatica, palla che però termina direttamente in curva. Si riprende dunque con una rimessa dal fondo per lo Sciacca. Allegro per Salvucci, Salvucci per Ciancimino, Ciancimino per Gulino, sbaglia la misura del passaggio, poi El Amraoui che recupera il pallone, prova direttamente la conclusione in porta, sbaglia la mira e la palla termina ancora una volta in curva. Dunque altra occasione per il Mazzara quando siamo al 58esimo minuto, El Amraoui ha sciupato l'occasione del tris spedendo il pallone direttamente in tribuna. Costantino per Amraoui, serve Bace, il servizio è un po' troppo lungo per il centrocampista con la maglia numero 7 e la palla viene poi controllata dal portiere Allegro. Adesso calcio di punizione per lo Sciacca in seguito all'intervento di Bulades su Messina. Punizione già battuta, Pugnolo prova a lanciare in avanti Sant'Angelo, la palla è troppo lunga per il centravanti dello Sciacca e Pizzolato controlla la sfera. Costantino, Punzi, Pirrello, Pizzolato, ancora Costantino, prova a costruire l'azione dalla retroguardia il Mazzara, adesso Pizzolato va al rinvio lungo nella zona di Bulades che riesce ad anticipare D'Agata, poi però non riesce a fare altrettanto con Ciancimino e lo Sciacca recupera il pallone. Palla recuperata ancora una volta però da Bulades che serve direttamente Pizzolato. Pizzolato controlla la sfera, guadagna anche qualche secondo con esperienza.
poi far ripartire l'azione del Mazzara dai piedi di Pirrello. Prova a guadagnare qualche metro il numero 5 del Mazzara, che poi preferisce fidarsi al lancio lungo, che non trova però compagni in avanti, trova soltanto i guantoni di Allegro, che fa ripartire l'azione dello Sciacca da Salvucci. Salvucci in avanti per Sant'Angelo, contrastato duramente da Punzi, non c'è fallo secondo l'arbitro. Punzi poi prova ad allargare sulla sinistra ma sbaglia la misura del passaggio. Adesso è Licata e prova a lanciare in avanti. Abate, no, Pirrello poi subisce fallo da Idoiaga. Adesso è lo stesso Idoiaga che finisce a terra dopo un diverbio con Punzi. Diciamo qualche scaramuccia e gara che effettivamente si è innervosita col passare dei minuti. Un vero peccato, anche perché nel primo tempo, soprattutto nei primi 20 minuti, ci stavamo tanto divertendo, le squadre esprimevano un buon gioco e tanta qualità, tante occasioni da gol. È un peccato che poi si finisca per lasciare spazio al nervosismo. Intanto arriva un cartellino giallo nella mischia, non abbiamo capito all'indirizzo di chi. Settimo ammonito della partita dunque, ma non abbiamo capito di chi si tratta. Probabilmente qualche giocatore che si è lasciato andare a qualche protesta di troppo. Staff medico del Mazzara in campo per prestare le dovute cure a Pirrello, che fortunatamente si è rialzato senza conseguenze. Adesso l'arbitro invita lo staff medico del Mazzara a riaccomodarsi in panchina. Si ripartirà con un calcio di punizione presumibilmente in favore del Mazzara, e così l'arbitro infatti aveva già giudicato irregolare l'intervento ai danni di Pirrello, che era rimasto a terra. E finalmente si riprende a giocare. Costantino cerca in avanti Guaiana, la palla però è troppo lunga e Allegro può comodamente bloccare con i guantoni. Allegro poi prova a rimettere in gioco ma trova ancora una volta i piedi di Costantino. Poi l'azione dello Sciacca prova a ripartire da dietro la formazione nero-verde. Pirrello anticipa Sant'Angelo, poi c'è Messina che mette, lancia verso l'area avversaria Sant'Angelo. Punzi protegge la posizione, Sant'Angelo finisce a terra, protesta dello Sciacca, l'arbitro lascia continuare, non c'è intervento irregolare da parte del difensore del Mazzara. Secondo il direttore di gara, l'attaccante si è lasciato cadere un po' troppo facilmente in seguito al contrasto con Punzi. Adesso Pizzolato va al rinvio nella zona di Bacia, che controlla col petto, poi prova ad allargare sulla sinistra da Zerillo. Zerillo che cerca Melia, anticipato da Libassi. Gulino non riesce a servire compagni, Costantino per Zerillo. Zerillo in avanti, la palla viene intercettata dallo Sciacca, che poi riprende il possesso del pallone. C'è ancora Gulino in possesso del pallone, ma il Mazzara recupera la sfera. Melia poi perde il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo. Licata prova l'imbucata per Sant'Angelo, Punzi allarga per Bulades, che poi subisce una spinta da Messina. Bulades cade a terra, l'arbitro concede un calcio di punizione al Mazzara. Si muove qualcosa sulle due panchine, c'è il primo cambio in vista per lo Sciacca. Entrerà il numero 13, classe 2001, Giuseppe Conti. Vedremo di chi prenderà il posto del numero 7, Mattia Gulino. Dunque un under per un altro under quando siamo nel corso del 64esimo minuto. Conti prende il posto di Gulino. Calcio di punizione per il Mazzara, c'è Pizzolato pronto a battere questo calcio da fermo. Lancio lungo di Pizzolato nella zona di Guaiana, anticipato da D'Agata. Poi il colpo di testa non è preciso e l'Amraoui recupera il possesso della sfera per il Mazzara, poi resta a terra. Bulades prova a mettere in mezzo, dove arriva Guaiana che col sinistro prova a impegnare Allegro. Prima di lui era stato Melia a beffare un difensore, non era riuscito però a concludere. Adesso lo Sciacca prova a ripartire. Punzi però evita guai al Mazzara andando al rinvio lungo nella zona di Bace.
rinvio troppo lungo anche per Mace, e Allegro controlla la sfera nell'area nero-verde. Rinvio di Allegro. Punzi. Libassi per Sant'Angelo. Sant'Angelo sulla destra ancora per Libassi. Melia recupera il pallone per il Mazzara. Poi Zerillo controlla all'altezza dell'out di sinistra e lancia in avanti per Bace. Non riesce nel controllo il centrocampista con la maglia numero 7. Commette anche fallo secondo l'arbitro Bace. E dunque calcio di punizione in favore dello Sciacca. Tugnolo sul punto di battuta. In avanti Tugnolo, lancio forse troppo lungo per Sant'Angelo. Punzi preferisce comunque evitare rischi e allontana la sfera di testa, poi a rinviare è Zerillo. Sciacca recupera il pallone, c'è Ciancimino in possesso della sfera. Lancio in avanti per Idoiaga, anticipato col petto da Bulades. Poi D'Agata sbaglia il rilancio in avanti e regala una rimessa laterale al Mazzara. Rimessa laterale per il Mazzara battuta da Bulades, che cerca subito Bace, anticipato da D'Agata. Costantino in testa per Elamraoui. Elamraoui allarga sulla sinistra per Zerillo, un pallone un po' rischioso da parte del capitano del Mazzara. Zerillo riesce comunque a controllarlo e a servire Melia. Poi non riesce a sua volta nel servizio per Elamraoui. La palla arriva a Punzi, che preferisce ripartire da Pizzolato con qualche grattacapo. Non era retropassaggio secondo l'arbitro. Pallone è stato toccato da Conti tra le proteste dei giocatori neroverdi. Intanto riparte l'azione del Mazzara. Abate per Bacel. Elamraoui. Prova l'imbucata per Guayana. Viene intercettato il pallone da Ciancimino, però poi la sfera termina oltre la linea laterale. Sarà dunque rimessa con le mani per i canarini. Bulades, Elamraoui con il tacco per Guayana, che di testa prova a prolungare per Bace. Abate, D'Agata per sbaglia il passaggio, recupera palla Bace, poi commette fallo su Idoiaga. Sarà calcio di punizione per lo Sciacca, già battuto da D'Agata. Salvucci, Tugnolo, Libassi, palla imprecisa da parte del terzino destro, che aveva cercato su quella fascia Conti. La sfera è terminata oltre la linea laterale, dunque rimessa con le mani già battuta da Zerillo, che cerca Melia. Poi contrasto tra Guayana e Salvucci. Il Mazzara recupera palla per Guayana, che trova il tiro in porta, ma la palla incredibilmente termina ancora al lato. Mazzara che sciupa l'ennesima occasione per andare sul più due nei confronti dello Sciacca. Quando siamo quindi al 68esimo minuto, il Mazzara ha sciupato ancora una buona occasione, servizio di Melia per Guayana, che però non ha trovato precisione nella sua conclusione. Adesso il Mazzara concede un calcio d'angolo, deviazione di Zerillo sul tentativo di cross dalla destra. Tutto pronto per la battuta del corner. Corner che viene battuto in questo momento. Palla in mezzo, Pizzolato anticipa di testa Sant'Angelo con il pugno. Pizzolato subisce anche fallo a giudizio del direttore di gara. E dunque si ripartirà con un calcio di punizione per il Mazzara. L'arbitro richiama l'attenzione dello staff medico canarino. Pizzolato è rimasto infatti a terra in seguito allo scontro aereo con Sant'Angelo.
arriva adesso lo staff medico nella zona in cui Pizzolato è rimasto a terra. C'è intanto Sant'Angelo che sta continuando a protestare con il direttore di gara per le perdite di tempo, giudizio dei giocatori dello Sciacca, effettuate dai calciatori del Mazzara. Si rialza da terra senza conseguenze Pizzolato, dunque gioco che può riprendere adesso con questo calcio di punizione quando siamo al 70° minuto, sta per scoccare il 71° minuto. Pizzolato rinvia lungo nella zona di Bace. D'Agata colpisce il pallone di testa prima del centrocampista del Mazzara, poi Abate commette fallo su Ido Iaga che protesta perché vorrebbe il giallo all'indirizzo di Abate, giallo che effettivamente arriva. Ed è il quinto calciatore ammonito tra i gialloblu. Proteste di Abate che riceve il doppio cartellino giallo, clamorosa ingenuità del numero 4 del Mazzara che lascia i suoi in 10, due cartellini gialli nel giro di 5 secondi collezionati da Abate. Dunque il fallo su Doiaga, le proteste reiterate sono costate al centrocampista classe 98 l'espulsione. Dunque quando siamo al 72esimo minuto, anzi al 71esimo minuto, Mazzara che resta in 10 per l'espulsione di Danilo Abate. Nel frattempo c'è Elam Ravi che prova a dialogare con l'arbitro per capire cosa sia successo. Fatto sta che il Mazzara è rimasto in 10 quando alla fine della gara mancano circa 20 minuti. Calcio di punizione battuto adesso da Licata che cerca in area un compagno. Poi è Conti che prova a rimettere in mezzo. Colpo di testa di Bulat sta ad allontanare il pallone. Elam Ravi può far ripartire l'azione del Mazzara. Si allunga il pallone Elam Ravi ma riesce comunque a servire Guaiana. Duello in velocità con Ido Iaga che poi involontariamente serve il centravanti gialloblu. Palla in avanti per Melia che può entrare in area. Melia, il contrasto con Conti, tutto regolare secondo il direttore di gara. Poi Elam Ravi prova a recuperare il pallone sullo stesso Conti. Arriva il fischio dell'arbitro, intervento falloso da parte di Elam Rawi secondo il direttore di gara, e calcio di punizione già battuto per lo Sciacca. Tumiolo per Libassi, arriva sempre Melia in pressing costante lì davanti. D'Agata in avanti per a cercare i centimetri di Sant'Angelo. Punzi lo anticipa. Zerillo col destro in avanti per Guaiana, anticipato da Salvucci. Poi Licata riesce a controllare all'altezza del centrocampo. Ido Iaga prova ad autolanciarsi su Bulades. Bulades però lo anticipa e serve Costantino. Elam Rawi. Ancora Costantino sull'out. Costantino recupera il pallone su D'Agata, poi lo perde. D'Agata lancia il pallone addosso a Melia e conquista così un fallo laterale. Arriva qualche protesta. Animi che continuano a essere caldi in campo. Si accende un parapiglia all'altezza della panchina del Mazzara, gara che sta diventando veramente incandescente col passare dei minuti. Vediamo se l'arbitro riuscirà a far tornare la calma in campo. Sono entrati in campo anche diversi componenti della panchina. Vediamo l'arbitro che ha un po' di difficoltà a far mantenere la calma in campo. C'è anche Melia a terra dopo il colpo ricevuto poc'anzi con il pallone che lo ha colpito. Mentre l'arbitro sta per tirare fuori, non capiamo se è un cartellino o il taccuino per segnare la sostituzione, effettivamente il taccuino per annotare la sostituzione. Dunque primo cambio nel Mazzara quando siamo al 75esimo minuto.
mister Domenicali manda in campo l'esperienza di Totò Di Peri, che entra sul terreno di gioco al posto di Melia, che era rimasto a terra in seguito al colpo ricevuto dal pallone scaraventatogli in faccia da D'Agata. Dunque scelta anche conservativa dopo l'espulsione, quella di mister Domenicali, che ha mandato in campo un centrocampista per un esterno che stava ben figurando. Onestamente Melia tra i migliori in campo finora. Probabilmente c'è un cambio anche nello Sciacca, non fatichiamo a tenere il conto di quello che sta accadendo anche noi. Sì, c'è un cambio anche nello Sciacca. Mister, la panchina dello Sciacca manda in campo il numero 20, Ottavio Presti, al posto di Giuseppe Libassi. Dunque, al 75esimo minuto, secondo cambio per lo Sciacca. Gara che riprende in questo istante, lancio in avanti di Allegro a cercare Messina, anticipato da Bulades. Di Peri tocca il primo pallone della sua partita e prova a rilanciare l'azione del Mazzara, cercando Guaiana in avanti. Allegro per D'Agata, che rilancia in avanti, ma Punzi anticipa Sant'Angelo, la palla finisce direttamente in out all'altezza della panchina dello Sciacca. Poi Idoiaga lascia l'incarico della battuta a D'Agata, ancora Idoiaga. Il Mazzara recupera palla con Lamraui, poi Bage col destro mette palla direttamente in tribuna e sarà fallo laterale in favore dello Sciacca. L'arbitro chiede che arrivi il pallone sul punto di battuta della rimessa laterale. D'Agata per Tumiolo. Tumiolo prova a servire un compagno, ma Costantino anticipa tutti, poi perde il possesso della palla sulla pressione di Conti. Palla rimessa in avanti nella zona di Sant'Angelo, che serve Presti, anticipato poi da Punzi, intervento decisivo di Punzi con Presti, che rischiava di trovarsi tutto solo davanti a Pizzolato. Sarà calcio d'angolo per la formazione ospite. Calcio d'angolo battuto adesso, palla messa in mezzo, Pizzolato a vuoto, poi si ritrova il pallone tra i guanti dopo che Messina aveva provato a rimettere in mezzo. Va al rinvio Giorgio Pizzolato a cercare Guaiana in avanti, il rinvio però arriva direttamente sulla testa di Ciancimino, che prova a far ripartire l'azione dello Sciacca. Licata, poi Messina con una sbracciando su Di Peri, palla rimessa in avanti dal Mazzara, c'è Allegro però che controlla il pallone. Adesso azione dello Sciacca che può ripartire sulla fascia destra, palla messa in avanti per Sant'Angelo, che subisce fallo a giudizio dell'arbitro sull'elevazione di Punzi, e sarà dunque calcio di punizione in favore dello Sciacca. Animi che continuano ad accendersi, stavolta i protagonisti sono Costantino e Messina. L'arbitro stavolta li ha prontamente richiamati e dunque gioco che è pronto a riprendere con questo calcio di punizione affidato ai piedi di Rosario Licata. Si attende solo il fischio dell'arbitro per la ripresa del gioco. Fischio che arriva adesso, Licata prova a mettere in mezzo nella zona dove tutto solo, di testa, indisturbato, riesce a colpire il neoentrato Presti. Aveva anche piazzato bene il pallone, però non era riuscito a imprimergli la potenza necessaria per battere Pizzolato, che è riuscito a bloccare. Dunque quando siamo al 79esimo, Sciacca ancora pericoloso con questo colpo di testa di Presti. Adesso Allegro prova ad allargare sulla destra per Conti, ma la palla è troppo lunga per il suo compagno di squadra. Sarà rimessa con le mani per il Mazzara.
C'è Costantino che controlla sull'out di sinistra, poi la sfera termina ancora in out. Ancora rimessa con le mani per il Mazzara. Elam Rawi subisce fallo, c'è un cartellino giallo e il conseguente rosso per Tugnolo. Incredibile quello che sta succedendo al Nino Vaccara, parità numerica ristabilita. Il doppio giallo all'indirizzo di Tugnolo, il calciatore più esperto in campo, classe 84, Andrea Tugnolo, 38 anni da... e lascia i suoi in 10, dunque si pareggia il conto dei numeri dei calciatori in campo, 10 contro 10, dopo l'espulsione di Abate anche Tugnolo guadagna la via degli spogliatoi. Dunque quando al 90° mancano 10 minuti anche lo Sciacca resta in 10. Calcio di punizione da posizione interessante per il Mazzara, sul punto di battuta c'è Costantino, mentre comunque c'è un cambio, il secondo per il Mazzara. All'81esimo entra in campo Abu David Mendy, il norvegese che ha anche trovato il primo gol in campionato sul campo della Parmonval, purtroppo non è bastato al Mazzara per ritrovare la vittoria. Esce l'autore del primo gol della gara odierna, Simone Guaiana, che comunque sotto porta ha sbagliato almeno in altre 2-3 occasioni. Speriamo non pesi sul esito finale della partita, speriamo non pesino tutte le occasioni sciupate da parte del Mazzara. Costantino sul punto di battuta batte direttamente verso la porta, la palla non si abbassa quanto serve per beffare Allegro e termina direttamente sul fondo. Rimessa con i piedi per lo Sciacca, già battuta da Allegro che serve Ciancimino. Ciancimino prova a guadagnare metri e poi rilancia col sinistro nella zona di Sant'Angelo che può controllare, si aiuta però con un sbracciando con il braccio sinistro su Punzi, era comunque in fuorigioco l'attaccante dello Sciacca, ma l'arbitro non aveva ravvisato nessun fallo all'indirizzo del difensore in maglia giallo-blu. Poi il tiro di Sant'Angelo era comunque terminato sul fondo, ma sarebbe stato tutto da invalidare per la posizione irregolare dell'attaccante. Si resta dunque sul 2-1 quando al 90esimo, anzi quando al triplice fischio, mancano circa 7 minuti e mezzo più recupero. Recupero che probabilmente sarà sostanzioso anche perché al di là dei cambi ci sono state tante perdite di tempo in campo da una parte e dall'altra. Palla che adesso finisce direttamente tra le braccia di Allegro che prova a far ripartire l'azione dei suoi. Presti prova a controllare. Arriva un intervento con la gamba alta di Pirrello ed è rosso diretto per Pirrello. Mazzara che finirà la partita in 9 uomini. Espulsione diretta per Pirrello e anche questa è un provvedimento disciplinare pesantissimo per il Mazzara che dovrà affrontare la trasferta di Caltanissetta con ben 4 squalificati a questo punto. Arriva anche il cartellino forse per un componente della panchina, sembrerebbe di no. Animi che continuano a essere caldi, dunque quando siamo all'83esimo minuto Mazzara in 9 per l'espulsione di Pirrello, un intervento con la gamba alta su Presti, adesso palla messa in mezzo da Licata, Bagia di testa anticipa D'Agata, poi la palla termina direttamente in fallo laterale.
Bage poi resta a terra dopo il colpo di testa sul pallone. È arbitro che chiama l'intervento dello staff medico. L'abbiamo detto a più riprese, gara che si è innervosita col passare dei minuti. Entrambe le squadre hanno i rispettivi obiettivi da raggiungere. Il Mazara, come dicevamo, deve cercare di ritrovare la vittoria. Vittoria che manca dal 19 dicembre, addirittura quando il Mazara vinse di misura qui al Nino Vaccara con il fanalino di coda Cus Palermo. Sarebbe fondamentale la vittoria anche per allontanare l'eventuale zona play-out da cui comunque il Mazara sarebbe al momento fuori per la distanza in termini di punti che separa i canarini dalle posizioni più calde della classifica. Vediamo che Bage esce fuori dal campo, Mazara momentaneamente in otto, mentre c'è un'altra sostituzione per il Mazara, entrerà in campo Salvatore Federico, classe 99, al posto del capitano Sami El Amraoui. Dunque, quando siamo all'86esimo minuto, dentro Federico per Sami El Amraoui. Federico cede la fascia di capitano a Bulades. Anzi, non è El Amraoui ad abbandonare il campo, c'è stato un errore nella lavagnetta. Arbitro che dunque non autorizza al momento la sostituzione, Mazara che resta in otto, anche perché Bage è al momento fuori dal campo, mentre c'è Allegro che si concede anche un dribbling su El Amraoui, poi prova a rilanciare su Ido Yaga, Bulades lo anticipa di testa, arriva anche Mendy in velocità, Ido Yaga però controlla bene il pallone, poi serve Messina che prova l'imbucata per Licata. Il rilancio di Punzi nella zona offensiva del Mazara, dove però ci sono soltanto maglie nero-verdi. Ciancimino in avanti sulla sinistra a cercare Messina. Colpo di testa di Bulades ad anticipare l'esterno offensivo nero-verde. Adesso cambio che si può effettuare. È effettivamente Sami El Amraoui ad abbandonare il campo. Il minuto però è l'87 e non l'86. Dunque cambio che è stato ritardato di un minuto, al suo posto dentro Salvatore Federico. Dunque mister Domenicali ha tolto dal campo gli autori dei due gol, sia Guayana che ha lasciato il campo a Mendy, sia Lambravi. Intanto colpo di testa pericoloso dello sciacca di Licata, che però non riesce a indirizzare bene il pallone, Pizzolato riesce a bloccare a terra. Sciacca che dunque si è riaffacciato in avanti quando al 90esimo manca veramente poco, 2 minuti e mezzo circa, ma il colpo di testa di Licata non ha creato problemi a Pizzolato. Federico controlla il primo pallone della sua partita provando a servire Mendy, Mazara guadagna comunque una rimessa laterale, c'è Zerillo a incaricarsi della battuta. Zerillo in avanti per Mendy, protegge il pallone sulla pressione di Ciancimino, non commette fallo il capitano dello Sciacca, poi i neroverdi rilanciano in avanti, c'è però l'anticipo di Peri su Ido Yaga, poi Punzi senza badare alla precisione, senza badare a nulla, spedisce direttamente in fallo laterale. Il laterale è già battuto dallo Sciacca, Ciancimino può avanzare, cede palla a Salvucci, Dagata prova a puntare Bage, poi serve in avanti Presti che allarga per Ido Yaga punta Bulades, supera il numero 2 del Mazara, poi arriva però l'intervento di Diperi che mette il pallone direttamente in fallo laterale. Dagata per Presti.
presti ancora per D'Agata che mette in mezzo il pallone dove c'è Licata. La girata di Licata contrastato da Zerillo. Vorrebbero un fallo di mano i giocatori dello Sciacca, mentre l'azione del Mazzara può ripartire. Mendy supera in velocità Ciancimino e può involarsi verso la porta, poi preferisce servire Federico che ha tu per tu con Allegro. Il pallone calciato da Federico addosso a Conti ed ennesima chance per il Tris, sciupata dal Mazzara. Risultato che resta dunque fermo sul 2-1. Quando al 90esimo mancano circa 50 secondi, anzi 40 secondi. Ennesima chance sciupata dal Mazzara, stavolta in ripartenza. Riprende il gioco, Punzi anticipa poi Rosario Licata, palla che finisce direttamente in gradinata. Sarà rimessa laterale in favore della formazione nero-verde. Rimessa laterale già battuta, Ciancimino per D'Agata. D'Agata serve Ido Iaga che poi però commette fallo su Bulades che lo aveva anticipato. Chiede il cartellino la panchina del Mazzara, cartellino che però non arriva. L'arbitro invita i componenti della panchina a riaccomodarsi al loro posto mentre è scoccato il 90esimo. Vedremo quanti minuti di recupero concederà il direttore di gara. Cure dello staff medico per Bulades che adesso esce fuori dal campo, dovrà aspettare l'autorizzazione del direttore di gara per poter rientrare. C'è il calcio di punizione, intanto se ne incarica Costantino. Costantino lascia la battuta al compagno di squadra Totò Di Peri, che invita i suoi a salire. Di Peri per Mendy che controlla col petto e poi viene però anticipato da Ciancimino. Poi Punzi su Presti, Punzi di nuovo senza badare alla precisione mette direttamente in fallo laterale nel tentativo di servire Bace. Palla rimessa già in gioco dallo Sciacca. Salvucci per Conti, prova a servire in avanti Rosario Licata che controlla col ginocchio, poi si ferma per un attimo. Sciacca che guadagna in questo caso una rimessa laterale. Non abbiamo visto la segnalazione dei minuti di recupero, se sono già stati concessi. Intanto siamo già oltre il 90esimo, già da un minuto. Bace controlla un pallone pericoloso in area, arriva la conclusione di Licata, ancora una volta impreciso, e dunque la palla termina direttamente sul fondo. Mentre c'è un altro cambio per lo Sciacca, ad lasciare il campo è il numero 11 Domenico Messina. Al suo posto in campo il numero 15, Davide Graci. Dunque, quando siamo al 93esimo, è il terzo cambio per lo Sciacca, che ha mandato in campo Graci con il numero 15 per il numero 11, Domenico Messina. Arbitro che adesso invita Pizzolato a riprendere il gioco. Rinvio lungo di Pizzolato. Mendy riesce a anticipare l'avversario di testa, ma poi lo Sciacca recupera il pallone. Palla messa in avanti per Sant'Angelo, anticipato a sua volta da Punzi. Mendy prova a servire Bace. Arriva anche Bulades in sovrapposizione. Bace supera elegantemente due avversari. Bulades può partire sulla destra e lanciare in velocità Mendy. Preferisce invece fermarsi e tornare indietro da Bace, che appoggia poi a Costantino. Costantino però è troppo lento nel controllo del pallone, viene anticipato da Conti. Bace poi senza badare anche lui alla precisione e senza badare all'eleganza spedisce direttamente in tribuna.
arbitro che fa segno di aver controllato l'orologio e di aver annotato tutte le perdite di tempo. Non abbiamo capito però se ha concesso effettivamente minuti di recupero o meno. Intanto siamo già al 94esimo, anzi è appena scoccato il 95esimo minuto. D'Agata in mezzo, Punzi anticipa Sant'Angelo. La palla arriva direttamente nella zona di Allegro. Allegro in avanti a cercare Licata, anticipato ancora una volta da Punzi, imperioso di testa. Costantino prova addirittura la conclusione verso la porta avversaria dalla propria tre quarti. Chiaramente pallone che non impensierisce più di tanto Allegro, che di corsa è riuscito a recuperare la stella. Ciancimino in avanti, la palla viene controllata in area da Sant'Angelo, poi Punzi riesce ad allontanare. Lo Sciacca chiaramente sta provando il forcing alla ricerca del pareggio. Federico riesce a superare un avversario, non riesce a fare altrettanto con Salvucci, che poi senza pensarci su due volte cerca direttamente Sant'Angelo in avanti. Ancora palla rilanciata però dal Mazzara nella metà campo dello Sciacca. Ciancimino in avanti, arriva un colpo di testa, poi Costantino controlla la sfera. Arriva adesso il triplice fischio dell'arbitro dopo 5 minuti di recupero e dopo più di 2 mesi di astinenza. Il Mazzara ritrova la vittoria qui al Nino Vaccara. È tutto dopo 5 minuti di recupero. Ricordiamo il risultato: Mazzara che batte lo Sciacca 2-1. Ricordiamo anche l'ordine delle reti: al 5° minuto vantaggio del Mazzara con Simone Guaiana, al 10° il pareggio dello Sciacca con Idoiaga e al 3° minuto della ripresa la rete sul rigore di El Amraoui, che ha regalato 3 punti pesantissimi alla squadra di mister Domenicali. Dal Nino Vaccara anche per oggi è tutto, appuntamento alla prossima gara interna dei Canarini.